nel Piemonte, anche voi pensionati, non pensate tutto il giorno a fare discorsi inutili. Venite nella piazza a chiacchierare, a pettegolare, a parlare di calcio, di macchine, di donne. La vostra vita finirà. Pensionati anche voi, avete bisogno di Gesù, di pentirvi dei peccati e abbandonare il peccato, la falsità. La religione dei preti non vi salva, le statue non vi salvano, le statue delle Madonne non vi salvano, Buddha non vi salva, la politica non vi salva, Maometto non vi salva, è solo Gesù il Salvatore. Alleluia! Che parola forte questa mattina che il Signore sta mandando a Kabul. Pensionati anche voi, avete bisogno di Gesù? Non perdiate il vostro tempo a fare tante chiacchiere. Hai visto quella lì che passa? Hai visto il vicino? Hai visto? Non siate pettegoli, pensionati. Parlate di Cristo che è meglio. Abbiate la fede che è meglio. Gloria a Gesù. Questo che dico la verità. Mi potete anche lapidare se volete. Sapete che qui in giro uccidevano tanti cristiani nel 1600? I vostri avi hanno ucciso, erano dei criminali, uccidevano dei protestanti qua in giro. Volete uccidere anche me, forse? Che vi dico la verità, gloria a Dio. Alleluia, pentitevi. Il giudizio è alle porte. Il giudizio è alle porte. Credete in Gesù? Puoi morire e andare all'inferno. Oh, Signora, mi pietà di questo po'. Puoi morire. Dio lo benedica, cari. Abbandonate questi comizi, ma abbandonate questi comizi, ma che comizi, cari, è la parola di Dio quello che conta. Io sono qui a predicare la verità. Abbandonate le vie sbagliate, cari del Piemonte, questo è il messaggio. L'unica via giusta si chiama Gesù Cristo. Alleluia! Lo so che è un messaggio forte contro la corrente, ma è la verità. È la verità. Gesù Cristo è l'unica via giusta. Ce l'avete Gesù nei vostri cuori? Ce l'avete Gesù nella vostra anima? Ce l'hai Gesù? Ce l'hai la fede? A che ti servono tutti questi comizi? A che ti servono tutti questi discorsi?